Guardate, guardate gli occhi di questo ragazzo. Sta per avere inizio la tragedia. Degli occhi che dicono ancora una volta, me la sono presa nel culo. Grazie. Microsoft. Ma come ogni buon gamer che si rispetti, non ci si lascia affliggere da questi inconvenienti e dopo essermi recato al punto vendita nel quale io avevo acquistato la mia console, mi è stata sostituita con una nuova perché ero nei limiti di tempo per la restituzione del prodotto. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, andiamo a continuare gli unboxing dell'ottava generazione che avevo già cominciato col Wii U che potete trovare qua. Andiamo quindi a continuare e andiamo a fare l'unboxing. Xbox One, e che sia la volta buona. Una confezione che si presenta molto minimal, molto monocromatica, che non spicca di rilievo se non per la console stampata lucida sulla confezione e la dashboard nel lato posteriore della confezione, mentre sul lato sinistro abbiamo il contenuto della confezione, le varie avvertenze e precauzioni nell'utilizzare questo elemento di altissima ingegneria edilizia. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Ed eccoci all'interno della console. Ora faremo un rapido unboxing e poi andremo a vedere in dettaglio ogni singola parte, ogni singola componente. Ci si presenta subito davanti il Kinect 2.0, Kinect One, chiamatelo come volete, comunque il nuovo Kinect, pomo della discordia di tutti gli utenti Windows, è questo box che si può aprire semplicemente così, che va ad alloggiare all'interno la manualistica di vario tipo, senza l'adesivino del cazzo, non c'è l'adesivino del cazzo. E abbiamo le cuffie mono che ci permettono di chattare con i nostri amici durante le sessioni di gioco, un discreto cavo di alimentazione da collegare a un meno discreto alimentatore. Ripeto, andremo a vedere poi tutto dopo in dettaglio. Il controller. Il cavo HDMI. Poi, nel secondo scomparto, quello più in alto, abbiamo il Kinect che si può sollevare con tutta la scatola, visto che lui da solo pesa circa 25.000 kg. Alloggiata nel fondo della scatola la console, che adesso andiamo a vedere appunto nel dettaglio. Ecco in dettaglio il controller che in tutto e per tutto è molto simile a quello per Xbox 360, se non per una migliore ancora ergonomia e impugnatura del controller stesso. La croce direzionale è sicuramente migliorata rispetto a quella per Xbox 360, ma andremo a vedere meglio poi in dettaglio durante la recensione. Se effettivamente potremo evitare di acquistare un controller terze parti per giocare ai nostri videogiochi picchiaduro preferiti. Unico neo del controller, almeno a primo acchito, è sicuramente l'assenza o la presenza di un vano batterie che può alloggiare batterie stilo, delle comunissime stile, quindi la batteria non è integrata e quindi dovremmo acquistare un charger pack qualora non vogliamo cambiare continuamente batterie e rischiare di rimanere a secco di energia, anche se c'è da dire che durante la recensione vi mostrerò anche come questa può anche non essere una grande limitazione tecnica.
Di buona fattura anche l'auricolare mono dato in dotazione con la console per parlare e chattare con i nostri amici durante le sessioni di gioco o utilizzarlo attraverso Skype. Non si differenzia molto rispetto a quello che era assieme, venduto assieme o comunque confezionato assieme all'Xbox 360, ma qua si può notare sicuramente una migliore qualità costruttiva rispetto a quello precedente e soprattutto una migliore qualità audio che anche questa andremo a vedere poi durante la recensione. Comunque di buona qualità e sicuramente superiore rispetto alle cuffiette del cazzo che dà la Sony insieme alla PlayStation 4. Non proprio discreto e giustamente molto criticato, visto anche le dimensioni molto generose della console, l'alimentatore esterno. L'alimentatore esterno che per quanto risulta più leggero rispetto a quello dell'Xbox 360, rimane comunque molto voluminoso e ingombrante, anche perché a questo alimentatore andrebbe ancora aggiunto il cavo poi della corrente qua. Per farvi un paragone, ve lo metto vicino al controller. Ecco, mettendolo vicino al controller si possono notare le dimensioni non proprio contenute. Oltretutto, c'è anche da dire che stiamo parlando di una console di ottava generazione e che secondo me queste cose non bisognerebbe più vederle nel modo più assoluto. Molto voluminoso è anche il sensore Kinect 2.0 o Kinect One, chiamatelo come volete, che appunto viene dato in bundle con tutte le copie ed è obbligatorio l'utilizzo o l'installazione comunque per utilizzare la console. C'è da dire che rispetto al suo predecessore la qualità costruttiva già in mano è nettamente superiore e l'utilizzo, come al solito, vi rimando alla recensione. Ed eccoci finalmente giunti al pezzo forte, alla console Xbox One. Non ho mai fatto mistero che il design di questa console non mi è mai dispiaciuta più di tanto. È assolutamente vero che le sue linee ricordano veramente molto quelle di un videoregistratore degli anni 80. Però devo ammettere che comunque a me non dispiace come a molti altri. Nella parte anteriore troviamo il vano disco e il pulsante di accensione a sfioro, quindi non è un tasto meccanico, così anche come il pulsante di espulsione del disco. Prese d'aria ovunque in questa console che trovano una enorme griglia nella parte superiore e una griglia più piccola nel lato destro e un'altra nel lato sinistro, al quale troveremo anche una porta USB ad alta velocità perché c'è scritto SS, quindi o è fascista o è super speed. Nella parte posteriore troviamo l'ingresso dell'alimentazione, un HDMI out, un HDMI in, l'uscita ottica per eventuali home theater o comunque impianti audio, due connettori USB, la porta per il Kinect, non so a che cazzo serve, la porta di rete, l'ingresso di rete per collegarla tramite cavo di rete al router e il sigillo di garanzia per evitare che voi piratiate questa console. Quindi, morale della favola, con 499 euro noi porteremo a casa il controller, il Kinect, le cuffie mono, un alimentatore scandaloso e la console che potrebbe tornarvi veramente utile per eventuali ristrutturazioni del vostro alloggio. A me non resta che ringraziarvi tutti quanti per aver seguito questo unboxing. Io vi rimando, come è stato appunto per i Wii U, alla recensione dell'Xbox One che arriverà tra qualche settimana. E soprattutto spero di non aver più bisogno di assistenza da parte di Microsoft e che Dio me la mandi buona. E soprattutto spero di trovare qualcosa da fare nell'attesa che installi Forza Motorsport 5.
E di tempo a disposizione ce n'è tanto. Ringrazio infine Microsoft per aver creato la prima console survival horror nella storia. Sì, perché è l'unica console in grado di farvi stare con le chiappe strette sin da quando inserirete il CD all'interno della console. Ora non ci resta che aspettare l'uscita di Forza Motorsport 6 per giocare al 5.